Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo, noi siamo qua in questo video per andare a fare il pre-partita di Catanzaro Viterbese, partita molto molto importante per il Catanzaro che deve cercare assolutamente di fare i 3 punti in casa contro una squadra che comunque storicamente è sempre stata una delle squadre più ostiche del Girone C negli scorsi anni, ovviamente con Calabro in panchina. Stavolta Calabro ce l'abbiamo noi, quindi per lui sarà una partita da ex, ma come anche per il nostro direttore generale Foresti. Ma per il resto, ragazzi, è una partita comunque che Catanzaro deve assolutamente portare a casa per continuare a rimanere in posizioni alte di classifica. Vi ricordo che attualmente, poi vedremo i risultati delle altre squadre, ma siamo a pari punti con altre 4 squadre a 27, quindi è fondamentale cercare di rimanere sempre lì nelle posizioni alte di classifica, arrivare tra le prime 4-5, e quindi sicuramente tra le prime 4 forse sarebbe meglio. Quindi è fondamentale che si fai 3 punti in questa partita, comunque non semplice, però ragazzi da fare, da vincere assolutamente. Allora, ci sarà qualche assente, ovviamente chi è andato via, ancora non è arrivato nessuno, quindi vedremo un po', i vari Altobelli e Riggio non ci saranno, però alla fine non ho mai giocato praticamente, e anche il positivo che io sinceramente non so chi sia, ma per il resto comunque andiamo a vedere le probabili formazioni, quasi a specchio più o meno, quindi sarà una partita anche qui dove saranno importanti i duelli e dove comunque sì, bisognerà sicuramente stare molto attenti perché loro sono una bella squadra. Comunque 3-4-1-2 del Catanzaro con Branduani in porta, Riccardi, Fazio e Martinelli in difesa, Casoli e Contè sulle fasce, Werner e Risola a centrocampo, Carlini dietro e Vacco di Massimo. Questa potrebbe essere la formazione, quindi diciamo la formazione migliore. Viterbese col 3-5-2 con Daga in porta, Mbendé, Ferrani e Vaschirotto in difesa, Bianchi, Besea, Bezzeccheri, Bensai e Salandria, Rossi e Tunkara lì davanti, che si ripeto, comunque loro hanno una squadra di buon livello con diverse individualità importanti, il duo d'attacco, un bel duo d'attacco, Salandria ex Regina, Mbendé ex Catania, c'hanno ragazzi diversi giocatori comunque importanti, Daga ex Arezzo, c'è una bella squadra ragazzi, comunque è una squadra di categoria come ogni anno da metà classifica barra playoff che mette un po' in difficoltà tutto alla fine, quindi sarà una partita difficile dove però il Catanzaro gioca in casa e deve assolutamente portare via i 3 punti ragazzi per continuare a rimanere nelle posizioni elevate di classifica tra le prime 4-5. Quindi a questo punto ragazzi mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video, ciao ragazzi.